Mi piace iniziare così. Quando mi chiedono cosa fa un analogista, cosa faccio di professione, mi piace dire insegno alla gente a realizzare i propri sogni, come inizialmente hanno insegnato a me. L'analogista è un operatore che lavora nel campo olistico. Ovviamente noi arriviamo dalla scuola dell'UPDA e da altre scuole fondate da Stefano Benemeglio, fondatore, ipnologo e psicologo delle discipline analogiche. Noi come operatori arriviamo come supporto a tutte quelle persone che presentano nella vita un'insoddisfazione, un problema, un disagio che può dipendere da tante cose e che comunque non riescono ad affrontare. Possono essere problematiche emotive nell'ambito lavorativo, nell'ambito della famiglia, nell'ambito dei rapporti sentimentali e affettivi, rapporti dei figli, gestione del lavoro, gestione delle relazioni anche tra le persone che si possono incontrare o affetti di ogni tipo. Cosa fa un analogista? Studia appunto le discipline analogiche e tra queste come il nostro corpo comunica senza la parte logica, ma istintivamente. Noi studiamo quello che è la vera parte emotiva, che indica il vero istinto, la vera parte che rappresenta le emozioni umane, quindi come si comporta la nostra parte analogica. Il nostro sistema è composto da una parte logica, razionale, che è quella che per anni noi abbiamo utilizzato e l'uomo ha sempre conosciuto per intraprendere le relazioni personali e fare qualsiasi cosa. In realtà le nostre emozioni spesso e comunemente sono di difficile gestione. Ecco, un analogista insegna in realtà con vere tecniche di ipnosi dinamica, comunicazione analogica non verbale, determinate scelte di capacità anche strategica, a come ottenere il massimo dalla parte istintiva di noi, quindi dalla parte che ci dà l'energia, la felicità per fare qualcosa, l'impegno, la soddisfazione. È un prendere il volo, sì, è un conoscere se stessi, è un fare appunto un dialogo interiore e l'analogista fa da interprete a tutto ciò. Noi assolutamente non ci poniamo come giudici, ma ci poniamo semplicemente come traduttori e accompagniamo la persona a una migliore conoscenza di se stessi in un modo che non è mai stato fatto prima. Ovviamente operiamo anche nell'ambito dei sentimenti, dei sogni, della libertà a poter fare qualcosa, dell'autorealizzazione.